Amici miei, ben ritrovati sul secondo canale per l'ottavo episodio della serie Antartica, che secondo me sarà tipo la più longeva e anche la più incoerente, perché in Antartide non ci siamo ancora arrivati. Però questo, ve lo prometto, è l'ultimo video dedicato alla Georgia del Sud. Il prossimo episodio della serie, dedicato all'arrivo in Antartide, uscirà su Human Safari, sul primo canale, penso domenica alle 11. Comunque vi lascio il link al video dei gorilla qua sotto in descrizione, così se non l'avete visto è l'ultimo pubblicato, ve lo recuperate, in attesa dell'episodio in cui arrivo nel mio settimo continente. Dopodiché la serie continuerà su questo canale. Ma prima di continuare con il super episodio di oggi, un ringraziamento speciale all'Etishops, che è lo sponsor di questo video. Etishops che io utilizzo ormai da un bel pezzo, perché è gratis, semplicissimo e ti fa risparmiare grazie al cashback, compatibile con tantissimi negozi, tra i quali magari ci sono anche degli store dove voi acquistate abitualmente. Quindi date un'occhiata ai link che vi lascio qua sotto in descrizione, perché trovate l'app per smartphone. Prima di fare un acquisto, attivi il cashback direttamente dall'applicazione. Dopo aver visto tutti gli store compatibili, ci sono un sacco di negozi, diverse categorie, tra cui la categoria viaggi. Dopo aver fatto l'acquisto con il cashback attivato, il cashback ti viene riaccreditato sul tuo conto e poi tu puoi spostare quei soldi anche su PayPal o sul conto bancario. L'estensione per il browser, che trovate sempre linkata qui sotto, è comodissima perché ti fa uscire un pop-up quando ti trovi su uno store compatibile con l'Etishops. Risparmia un pochino di qui, risparmia un pochino di là, ti salta fuori una bella cena. Date un'occhiata ai link che vi lascio qui sotto, anche perché è un ottimo modo per supportare il canale. Grazie Letishops e buona visione. Buongiorno amici e bentornati a bordo dell'Olandese Volante. Siamo in South Georgia, ci siamo svegliati in un'altra location incredibile. Gold Harbor o Golden Harbor? Gold Harbor. Io dico Golden Harbor. Io dico Gold, ok? La versione corretta apparirà qui sotto. I nostri membri della crew preferiti sono già scesi a bordo degli Zodiac per verificare se uno sbarco può essere possibile o meno. Già da qua si vedono tantissimi animali, ma soprattutto un ghiacciaio come non ne avevo mai visti. Bellissimo e dalla forma parecchio strana. Quella è una cascata, tra l'altro. Sì, scendeva il ghiacciaio, allora è stato coperto da... Perché ci sono le nuvole che coprono la parte alta delle montagne davanti a noi. In ogni caso adesso ci prepariamo. Dear expedition members, maybe you saw me and the team heading in towards Gold Harbor. We jumped ashore and it was about a radius of 2 meters to move on. It is absolutely packed. So we cannot land, there's no possible way to land here. Come avete sentito dall'annuncio, da una parte ci è andata male perché ci sono troppi animali per poter scendere sulla spiaggia, ma nella sfiga ci è andata molto bene perché la nebbia si è diradata e abbiamo iniziato a vedere i ghiacciai, le cascate, le punte delle montagne che adesso ammireremo anche a bordo dello Zodiac. Nonostante non fosse possibile sbarcare, siamo partiti gasatissimi con il nostro Zodiac privato. Abbiamo anche invitato con noi dei ragazzi americani con cui avevamo fatto amicizia. Avevamo le guide migliori, ma nulla ci avrebbe potuto preparare a ciò che di lì a poco avremmo visto, perché sono successe a distanza di pochissimo tre cose abbastanza assurde. Lo scenario era maestoso, incredibile, oserei dire tolkieniano, e di animali effettivamente ce n'erano tantissimi, sulla spiaggia, sugli scogli, anche in acqua, solo che ad un certo punto, in mare tra le alghe, notiamo qualcosa di strano. Va? Ci siamo appena imbattuti nel cadavere di un baby elephant seal che è proprio qui davanti. Esatto, rip piccolo amico. Ma la natura va così, speriamo solo che non sia stata un'orca, perché non è il genere di animale con cui vorresti ritrovarti faccia a faccia se sei a bordo di un gommone. Continuiamo quindi a navigare per Gold Harbor, che non si chiama così per via dell'oro, ma per il colore dorato che la baia assume nelle prime ore del giorno, essendo rivolta in direzione dell'alba. Questa mattina era un po' più Silver Harbor. Thank you.
La navigazione con lo Zodiac è durata circa un paio di ore e ammetto di aver sperato per tutto il tempo che a un certo punto si potesse liberare un piccolo spazio sulla spiaggia che ci permettesse di sbarcare. Però come potete vedere la spiaggia era letteralmente invasa, c'erano tantissimi elefanti marini e tra i pinguini reali c'era anche qualche gentoo, questa tipologia di pinguini, molto più piccoli. I pinguini reali arrivano anche a 90 cm di altezza, i gentoo sono grandi la metà e in questa zona sono molto meno numerosi, al contrario dei pinguini reali che sembravano voler occupare ogni metro quadrato pianeggiante e non. Si ammassavano ovunque trovassero un pochino di spazio e noi dall'acqua li potevamo ammirare totalmente indisturbati. Tra l'altro ho notato che quando sei a piedi loro si avvicinano, ti seguono anche, ma quando sei a bordo dello Zodiac non ti nuotano attorno. E la cosa che preferisco dello Zodiac è che puoi esplorare tutti gli scogli che vedi. Sugli scogli ci attende un incontro molto fortunato, una rarissima fur seal bianca. E la cosa pazzesca è che è la seconda volta che ne vediamo una, ma almeno oggi sono riuscito a fare oltre la foto anche il video. Come vi dicevo però, le cose assurde sono state tre e la terza ha dell'incredibile, più che altro perché siamo riusciti ad immortalarla. Mentre circumnavigavamo delle formazioni rocciose per fotografare i ghiacciai, qualcosa di molto inquietante accade. Oggi abbiamo assistito alla rottura di una grande porzione di ghiaccio. Immaginate cosa sarebbe successo se fossimo stati lì sotto. Per fortuna nessuno Zodiac passava da quelle parti in quel momento, perché anche soltanto finire in acqua a seguito dell'onda generata dal crollo sarebbe stato dir poco problematico. Però il danno rimane, nonostante in South Georgia la natura regni sovrana ed incontaminata, le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall'essere umano arrivano anche qui. Pezzo di ghiacciaio che si staccava. Comunque, riguardando le clip, abbiamo notato che il ghiacciaio si è staccato in un punto in cui noi siamo passati, cioè noi siamo passati dove è caduto il ghiaccio. That way? Yeah, sono uscito correndo in infradito e pantaloncini perché hanno detto che ci sono delle balene, solo che non le vedo. Dove sono? Guarda la nave come sta ballando, che ci siamo fermati apposta per le balene. Dov'è? Eccola lì. Eccola! E di balene, anzi di megattere, perché queste sono humpback whales, ovvero megattere, ce n'erano ben tre che nuotavano accanto alla nave. Nave che non è una nave da crociera che deve rispettare degli orari, un itinerario prestabilito. Quindi dal ponte di comando della nostra spedizione, non appena hanno avvistato in lontananza le megattere, hanno repentinamente aggiustato la rotta per far sì che riuscissimo a vederla anche noi. Ed è stato veramente uno spettacolo. Il mare è sempre uno spettacolo e questo viaggio è un'emozione continua, anche nei momenti in cui ti stai semplicemente spostando da una location all'altra. C'è sempre qualcosa per cui vale la pena stupirsi. Ogni giorno ci confermano che abbiamo scelto la nave giusta per questa spedizione. Ci hanno visto le balene, si sono subito fermati. Fossimo stati con una nave più grande, più turistica, sarebbero andati dritti. Le balene si sono avvicinate tantissimo, quindi adesso ce ne andiamo perché oltre ad infastidirle potremmo anche metterle in pericolo, quindi la nave si sposterà verso la prossima destinazione. Come
Comunque in questo momento noi stiamo navigando da queste parti, nella parte sud-orientale dell'isola della South Georgia, e stiamo per girare l'angolo. Qui ci sarà l'ultimo stop della giornata di oggi e l'ultimo stop in Georgia del Sud. Dopodiché procederemo verso l'Antartide. Ed è lì che inizierà il mare veramente veramente mosso. Ci hanno spoilerato, perché ancora non è ufficiale, che le onde saranno probabilmente così alte da non poter neanche uscire dalla cabina. Cioè, speriamo di poter uscire dalla cabina e speriamo di vedere proprio il mare, il canale di Drake che se la prende con la nostra nave. Non vedo l'ora di stare male. Probabilmente staremo male, ma chi se ne frega. E siamo arrivati a Cooper Bay. Questo qua dovrebbe essere l'unico luogo in cui vedremo i macaroni penguins, credo. C'è puzza di foca. Vado, che odore. C'è anche un bel sole adesso. La nave tra l'altro sta ballando tantissimo. C'era la roba che cado anch'io. C'erano le cose che cadevano. È caduta una bottiglia di vino. Chissà come sarà quando faremo il canale di Drake. Finalmente giunti a Cooper Bay, la nostra tappa finale in South Georgia, notiamo che il meteo è sì dalla nostra parte. In cielo c'era addirittura un bellissimo anello solare. Ma le onde non stavano collaborando. La nave ondeggiava tantissimo anche da ferma. E la corrente troppo forte rendeva impossibile mettere in acqua gli Zodiac in sicurezza. Perciò ci siamo giocati il giro a Cooper Bay e non siamo riusciti a vedere i macaroni penguins. Fatto sta che tempo da perdere non ne abbiamo, e quindi ci spostiamo verso un fiordo vicino e più tranquillo per esplorarlo via mare. A Cooper's Bay ci è andata male, non siamo potuti scendere con gli Zodiac. Guardate che pezzettone di ghiaccio! Looks quite good actually into this harbor on our side. The wind is not too bad. That means that we will try to drop Zodiacs. So just stand by on the PA and we will keep you updated on our progress. Stiamo esplorando tutte le varie insenature che formano l'Arsen Harbor. In questo momento non c'è vento, c'è un sacco di sole. Ho toccato l'acqua, sarà 4-6 gradi. Un bagnetto ci starebbe proprio. Ai piedi di queste cascate che vengono giù dai ghiacciai che si sciolgono. Ricordatevi bene com'è calmo questo mare, perché poi quando ci sarà il mare mosso tra qui e l'Antartide ci sarà da stare male. Sono elefanti marini? Non sono elefanti marini, questa specie si chiama Weddell Seal. Queste foche durante l'inverno bucano il ghiaccio per creare un buco dentro al quale tuffarsi per andare poi a pescare. Continuano a mordicchiare i bordi per tenerlo sempre aperto anche quando si righiaccia l'acqua, perché gli serve per uscire, riposarsi, tornare dentro, pescare, portare fuori il cibo, mangiare. E questo, ragazzi, è il cerchio della vita. Ultimo giretto prima di chiuderci sulla nave per almeno tre giorni e mezzo. Non so se mi sentite, perché ho messo il telefono in acqua per fare qualche ripresa, forse ho i microfoni bagnati. Devo prenderlo. Ah no! È scappato! No! 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 Come rischiare di finire in acqua per prendere del ghiaccio? Considerato che stiamo andando in Antartide, di ghiaccio ce ne sarà quanto ne vogliamo! Ah, chi ne vuole un po'? Dal ponte di comando fanno cenno via radio ai membri della crew che è ora di tornare a bordo della nave, perché bisogna levare l'ancora per l'ultima volta e salutare definitivamente la Georgia del Sud, che ci ha regalato tantissimo. Secondo me è proprio il posto più bello del mondo, sarei rimasto un mese. Però è arrivato il momento che la nave per la spedizione in Antartide ci porti effettivamente nel mio settimo continente.
siamo, amici, stiamo lasciando la South Georgia, direzione Antartide. Vediamo un po' quanto ci mettiamo. In teoria 3 giorni pieni di navigazione, forse qualcosina di più. Ed ecco che mentre navigavamo nelle grigie acque di Larsen Harbor per uscire dal fiordo, un sacco di uccelli marini iniziano a volare attorno alla nave, quasi come per salutarci. Mentre ci avvicinavamo a Cape Disappointment, pensate che il nome è stato dato da James Cook, dal capitano Cook, quando si è reso conto, girando attorno all'isola, che quella era effettivamente un'isola. Lui pensava di aver scoperto già l'Antartide, invece era solo in South Georgia. Io non sarei stato poi così tanto deluso, ma capisco la delusione. Noi invece siamo tutt'altro che delusi, ci sentiamo estremamente fortunati perché durante il brief di fine giornata i capi della spedizione ci hanno detto che nonostante tutti i viaggi che hanno fatto in Georgia del Sud, un clima così clemente non l'avevano mai trovato e un clima favorevole ti permette di fare molte più cose. E lasciandoci alle spalle Cape Disappointment, dopo cena, la Georgia del Sud ci fa l'ultimo regalo. L'unica cosa che non avevamo ancora visto, un super tramonto sul mare che arriva proprio nel momento in cui la dobbiamo salutare. E proprio mentre stavo pensando che questo tramonto non sarebbe potuto essere più perfetto di così, ecco che 2 megattere decidono di uscire per prendere fiato proprio davanti alla nostra nave, nel mare tinto di rosa. Grazie South Georgia, è stato un viaggio indimenticabile, il più bello della mia vita. Mi sono letteralmente congelato le dita dei piedi, probabilmente si staccheranno durante la notte, ma ne è valsa la pena, soprattutto perché c'erano le balene, abbiamo visto le balene con dietro il tramonto mentre con la nave navighiamo verso ovest, verso l'Antartide. Ma vi rendete conto di che viaggio pazzesco stiamo facendo? E avete idea di quanto balli la nave non appena si esca in mare aperto? Tanto, tantissimo. Infatti ci prepariamo subito ai giorni di navigazione con una bella pastiglina per il mal di mare e già dalla mattina seguente la prima sorpresa: stiamo letteralmente navigando in mezzo agli iceberg. Amici, è appena successa una cosa assurda. Ero giù in biblioteca a leggere quando è partito un annuncio. A quanto pare c'è un iceberg proprio di fianco a noi. È proprio qua davanti. Questa è proprio una fetta di Antartide che si è staccata e sta navigando di fianco alla nave, incredibile. Ed eccone un altro. Devi sboccare? Non lo so, forse sì. Te stai male? Però se sto steso sto meglio lì davanti. Guarda che onde che arrivano. Ho le medicine della nave, se vuoi. Si è aperta pure la cassaforte. Ah, che bello, ti si chiude anche la porta da sola. Siamo confinati a letto. Il mare è così mosso che in piedi non si può stare. Prima ero sul divano e rischiavo di cadere. Ogni volta che la nave prende un'onda sembra che per un po' stia andando in salita. Dopodiché cade, va giù in caduta libera e appunto l'unica cosa che puoi fare è rimanere a letto. Le onde non si sono mai calmate, gli uccelli marini non hanno mai smesso di volarci attorno. Sarà così per tutto il resto della giornata, tutta la notte e tutto domani. Però almeno non stiamo male. Stasera non c'è in giro nessuno, sono tutti in cabina che stanno male. E noi siamo a prua, dove il mare si sente molto di più. Ma a me va bene tutto perché è qui che stiamo andando. Ma poi era proprio questo che io cercavo: il mare mosso, le famigerate onde del canale di Drake. Se avessi voluto una navigazione tranquilla sarei andato a fare la crociera sul Nilo. Comunque sì, le onde ci hanno tenuto compagnia per qualche giorno. È stato abbastanza pesante perché comunque con un mare così tu non puoi stare fermo, in equilibrio, tranquillo per un secondo. Nei momenti peggiori l'unica cosa che potevi fare era stare a letto, ma durante la notte rischiavi di cadere dal letto per colpa delle onde. È stata una figata pazzesca, soprattutto perché ad un certo punto davanti a noi all'orizzonte si è palesata la penisola antartica. Ma ci arriveremo nel video
che uscirà questa domenica alle 11. Spero di non fare promesse che poi non riesco a mantenere, perché mi ritrovo alle 3:33 a montare questo video. Quello che uscirà su Human Safari domenica alle 11 non l'ho ancora montato, ma sarà una figata, quindi mi raccomando, vi aspetto tutti sul primo canale, link in descrizione. Per il resto, amici, come sempre, spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Ci vediamo domenica, ma soprattutto ogni lunedì alle 19. Vi voglio bene.